Obiettivo comune è quello di mantenere aperto il Tribunale di Lanciano con la politica che deve raccogliere l'appello del nuovo presidente Riccardo Audino e lo deve fare con atti concreti. Tonia Paolucci, capogruppo di Libertà in Azione in Consiglio Comunale a Lanciano, torna sulla vicenda dell'ormai sempre più vicina chiusura del Tribunale Frentano fissato dalla legge a settembre 2020. Tonia Paolucci si chiede cosa finora abbiano fatto realmente tutti i politici che sono passati in passerella da queste parti, con tante parole ma nessun fatto concreto. La chiusura del tribunale, infatti, rappresenterebbe un duro colpo al territorio e alla sua sicurezza. La richiesta è stata inoltrata all'indomani dell'arrivo del nuovo presidente del Tribunale di Lanciano, che giustamente chiede a tutti di collaborare affinché il Tribunale, ma non solo quello di Lanciano, rimanga aperta. L'importante è che tutte le forze politiche, questo è l'appello che io rivolgo, veramente lavorino insieme questa volta per la difesa del Tribunale. Un importante presidio di legalità, di sicurezza, ma soprattutto un grande indotto economico e di cultura, come lo stesso Presidente ha detto. È importante fare questo anche perché le forze politiche che oggi ci stanno governando hanno garantito che il Tribunale rimanesse aperto durante la campagna elettorale. Le richieste sono state fatte durante la stessa le politiche da tutte le forze e gli attuali nostri governanti, parlo del Movimento 5 Stelle e della Lega, avevano garantito la loro battaglia nei confronti del governo per la difesa dei nostri territori. Questa è la richiesta che inoltriamo veramente a chi ad oggi può veramente dare delle risposte concrete a questo territorio.